Buonasera a tutti, sono Paglia Riccardo, CEO di Swascan, vi ringrazio per la partecipazione numerosa e anche un po' inaspettata. A breve lascio la parola a Matteo Lampertico che farà da moderatore in questo evento. Oggi, come potete vedere sull'agenda che vedete a monitor, si parlerà di Swascan, di quali sono i servizi della piattaforma Swascan, le relative soluzioni che proponiamo anche in ottica GDPR e ci sarà un intervento dell'ingegnere Serene Giupponi in merito a un caso reale di GDPR e cybercrime. Dopodiché passeremo a uno spazio di domande e risposte qualora fosse necessario. Vi ringrazio tutti e lascio la parola a Matteo. Buongiorno a tutti, grazie Riccardo. Allora, inizio presentandomi, sono Matteo Lampertico, mi occupo in Swascan della gestione dei partner e siamo qui oggi per presentarvi la soluzione, ma anche, come diceva già Riccardo, un caso reale di adempimento GDPR, con la partecipazione speciale di Selene. Chi è Swascan? Swascan è il frutto di anni di pensieri, sforzi e previsioni di due realtà che hanno fatto di professionalità e talento le loro prerogative. Fondata circa 2 anni fa da Raul Chiesa, il massimo esperto di cyber security a livello italiano, ma anche a livello globale, e da Business Competence, un'azienda che divide il suo core business tra lo sviluppo e l'incubazione di start-up. Proprio da questa iniziativa, da questa incubazione, nasce la Swascan, nuovo un terzo partner che si aggiunge alla compagine aziendale, numero uno come premier partner Google, e tra i primi 5 in Europa, si aggiunge al gruppo di lavoro. Swascan è una soluzione che ottiene numerosi riconoscimenti, tra cui Oscar di New York, finalista di GMIC Silicon Valley e riceve anche premio innovazione direttamente dal Presidente della Repubblica. Oltre a questi riconoscimenti, abbiamo recentemente ricevuto un riconoscimento sulla qualità della soluzione, della tecnologia, direttamente da Cisco, un nome che, come comprenderete, è importantissimo per noi nel settore della cyber security. Swascan è una piattaforma di servizi in cloud, è la prima piattaforma di cyber security completamente in cloud, pay per use. Espone 4 servizi, tra i 4 servizi abbiamo GDPR Assessment, che è uno strumento che permette di identificare il proprio livello di compliance e fornire indicazioni sullo piano d'azione da adottare per rispondere agli obblighi legislativi. Abbiamo Web App Scan, che è la componente che invece permette di identificare, analizzare e risolvere le problematiche di sicurezza di siti web e applicazioni web. Abbiamo poi Network Scan, che permette di identificare, analizzare e risolvere le problematiche di sicurezza a livello di network, quindi IP, diciamo, di device, vale a dire postazioni di lavoro, vale a dire server, firewall, qualsiasi oggetto che sia identificabile con IP all'interno di una network. Abbiamo Code Review, che è l'oggetto che permette di analizzare il codice sorgente delle applicazioni e individuare, quindi permettere di analizzare e risolvere, problematiche di sicurezza all'interno del codice sorgente. Stiamo parlando di codice sorgente di applicazioni mobile, applicazioni web o anche applicazioni procedure lato server, codice sorgente per intenderci. I servizi di Swascan sono pensati per garantire la security governance aziendale. Contemporaneamente rispondono ai requirement previsti dalla GDPR Data Protection in termini di privacy. E abbiamo pensato che per mostrarvi la soluzione sia assolutamente più efficace mostrarvelo in diretta live sul prodotto, in modo da farvi toccare con mano di cosa si tratta. Dovreste vedere in questo momento il mio web browser che sta visualizzando il sito web di Swascan. Ok, in questo sito web io posso registrare una
account, nello specifico una free trial. Chiunque può registrare una free trial ed accedere ai servizi in test. In questo momento io eseguirò un login utilizzando le mie credenziali, diversamente avrei potuto in quest'area registrare un account che mi dà diritto all'uso degli strumenti, seppur in versione limitata, così che possa verificarne, assaggiarne e testarne la soluzione. Al momento del login vengo accolto da questa dashboard che mi riassume i quattro servizi e il relativo stato dei quattro servizi in termini di scansioni e di web app. Il primo elemento, scusate, il primo elemento web app scan. Il secondo oggetto network scan, come vi dicevo, per la scansione di reti, code review per la scansione di codice sorgente e GDPR assessment. Ho delle indicazioni sommarie di licenza e un'estrazione tipico da home page degli ultimi report eseguiti. Sulla sinistra ho la possibilità invece di navigare direttamente al servizio specifico, quindi andando a parlare di scansioni web, di siti web, selezionando Web App Scan, vedo una dashboard molto simile, nella quale vengono però riassunte informazioni specifiche per la scansione dei siti web. A questo livello ho la possibilità quindi di eseguire una nuova scansione su un target, su un sito web. Come faccio? Target mi permette di aggiungere una destinazione definendo un nome di progetto, indicando un indirizzo web di un sito target che posso indicare anche non esistente per questi scopi, un setup, una configurazione che può essere può appoggiarsi a una VPN per le ragioni per cui la soluzione in cloud è in grado di testare, di andare autonomamente a testare dei siti web pubblici, ma qualora nella vostra realtà, nella vostra esigenza ci fosse un bisogno di scansionare dei siti interni all'azienda, interni a un firewall, quindi intranet, piuttosto che non dei siti web che siano in ambienti di stage prima della pubblicazione, è possibile configurare una VPN basandosi su setup di OpenVPN. In due modi, uno completamente libero in termini di configurazione, uno preconfezionato scaricando una virtual machine, installandola sui propri sistemi, che è in modo da avere una setup preconfigurata e di facile avvio. Salvato il progetto, ottengo in quest'area il riferimento al mio progetto. Qua io posso avviare il nuovo test, Make New Test, e quindi decidere i parametri di prima scansione. Tra i parametri di prima scansione abbiamo la possibilità di impostare dei livelli di profondità della scansione. Possiamo scegliere tra livelli default, low, medium, high, acre. A questi livelli corrispondono dei preset che sono poi espressi in questi setup più fini e granulari. Una volta che ho configurato il livello di scansione, start test, mi avvia il test. Che cosa succede? Succede che il sistema in maniera sincrona avvia una scansione del nostro nuovo target, produce una reportistica a seguito della scansione, mi invia una mail di notifica quando ha terminato l'operazione, perché si tratta di un'operazione sincrona, sebbene limitata nel tempo, e la mail mi rimanda al mio test che è pronto, all'interno di questo pannello dove posso vedere i report che ho generato stando alla mia attività. Ve ne vado a mostrare uno che è piuttosto esemplificativo, un report che dimostra come, posso scegliere anche la data, perché è il target, che dimostra, mi riassume in quest'area area in testa i numeri delle criticità in termini di criticità di livello basso, medio o alto. Mi riassume anche a livello di grafico per avere un colpo d'occhio, una possibilità di capire quanto è grave la situazione. Nel caso specifico, qualche preoccupazione me la porterei a casa. Ho un grafico sulla destra che è molto importante perché è disegnato per dare la possibilità a colpo d'occhio di individuare e poter prioritizzare anche gli interventi nell'ottica GDPR.
sapendo che le vulnerabilità che ho identificato impattano in modo più preponderante su un asset piuttosto che un altro asset, così come definiti da GDPR. Nello specifico, confidentiality è l'asset maggiormente interessato. Molto importante anche questo diagramma che sta sotto a quello precedente, diagramma storico, perché è lo strumento che ci permette di dimostrare al nostro i potenziali ispettori del nucleo privacy che stiamo conducendo attività continuative atte all'adeguato mantenimento di sicurezza dei sistemi e dei dati. Ho un altro grafico che mi espone anche la probabilità di ricevere un exploit, quindi un tentativo di intrusione, e l'elenco delle vulnerabilità di dettaglio. In questo elenco di vulnerabilità di dettaglio evidenziamo il valore dettaglio dell'informazione che esportiamo in termini di descrizione della vulnerabilità, in termini di soluzione da poter applicare, e i riferimenti di rimando ai database che oggi sono gli standard di fatto, oltre ai riferimenti alle estrazioni OWASP che costituiscono un highlight sul set completo di vulnerabilità note. Qui ho l'elenco completo, ognuno è ispezionabile, è approfondibile, e ho la possibilità anche di esportare un report completo che al professionista che esegue questo tipo di discussione dà la possibilità di andare a presentare al proprio cliente un report di tono professionale con pochissimo sforzo e con un livello di dettaglio estremamente approfondito. Benissimo, questo conclude l'introduzione della parte web app scan. Non entrerò nel dettaglio della componente network scan che si muove e ragiona secondo lo stesso identico schema, se non altro però facendo riferimento alla scansione di IP device, ma il tutto, report compreso, fa riferimento allo stesso modo. Code Review è analogamente lo strumento che permette la scansione di codice sorgente, produce un report ancora una volta analogo in termini di output, mentre sull'elemento GDPR Assessment abbiamo l'opportunità di fare un test di self-assessment. Questa interfaccia, l'avvio di un questionario self-assessment parte da New Test. In questa area inserisco un nome di progetto demo. Mi inserirò le stringhe velocemente per ragioni di tempo. E avvio il processo. Allora, il report, il questionario GDPR Assessment vi permette di ottenere, a seguito della risposta a queste domande, che sono in relazione tra loro, che quindi costituiscono un percorso variabile in base al tipo di risposta e di esigenza a cui vi troverete davanti, come output produce un report dei punti di impatto rispetto a quanto richiede GDPR, rispetto alle vostre risposte, e vi fornisce un vero e proprio piano d'azione. Per ognuno di questi viene proposta e individuata una soluzione, talvolta generica, talvolta specifica. In questo caso specifico le domande che vedete sono di semplice risposta e risoluzione, per cui vi immagino un utente che risponde in maniera piuttosto semplice e veloce a queste tematiche. Abbiamo inserito dei link di rimando a un maggior contenuto di dettaglio in quelle aree in cui le domande possono presentare delle complessità o comunque una profondità dove potrebbe essere richiesta una competenza di maggior dettaglio. I link che proponiamo rimandano a della documentazione che può essere di conseguenza analizzata, visionata al fine di rendersi in grado di rispondere. Oltre alla possibilità di avere questi link e di rendere quindi autonomo l'utente nell'esecuzione del test, Swascan offre la versione di GDPR Assessment, di Self-Assessment, in due ulteriori modalità, una assistita da remoto e una invece con un'assistenza on-site. Direi questo conclude la panoramica molto veloce dei servizi.
Direi che possiamo riprendere la presentazione, dove è previsto un intervento per quanto riguarda invece i servizi consulenziali di Swascan, servizi consulenziali orientati al GDPR, quindi GDPR chiave in mano. Silvia, per favore, passa la presentazione a Riccardo. Riceverai il ruolo di relatore, così da poter proiettare le slide. Si tratta comunque di un percorso modulare. Passo la palla a Piero che presenterà la soluzione, l'offerta servizi GDPR chiave in mano. Buongiorno a tutti, anzi buonasera a tutti e grazie nuovamente per il vostro tempo. Cercherò di tediarvi il meno possibile con l'obiettivo di mostrarvi, proporvi un approccio estremamente modulare, ma soprattutto che abbia un'efficacia operativa nella sua messa a terra a livello progettuale, anche perché oggi siamo costantemente bombardati da più fronti su quelle che sono le azioni, attività, obblighi, adempimenti, tecnologie che dobbiamo adottare o utilizzare, ma difficilmente si riesce a vedere o andare ad analizzare da dove dobbiamo iniziare, cosa dobbiamo fare e cosa alla fine dobbiamo garantire. Quello che abbiamo studiato di fatto è un approccio basato e strutturato con un team di competenze che comprendono non soltanto esperti legali in ambito normativo, ma anche esperti in ambito di corporate governance, cyber security ed esperti di risk assessment. È un approccio, come ho detto, estremamente modulare che parte o che si basa sostanzialmente su sei moduli, sei fasi. Le prime tre fanno parte del modulo Start to be GDPR compliant e le successive tre fanno parte del modulo My Company is GDPR compliant. Le sei fasi sono sostanzialmente una prima fase che corrisponde all'attività di GDPR assessment, dove Matteo prima ha mostrato il nostro servizio online e poi andremo a vedere nel dettaglio. La seconda fase è un'attività di assessment operativo. La terza fase è la fase di Data Protection Impact Assessment o Risk Analysis, perché ovviamente dipende dal contesto aziendale. La quarta fase è la fase della GDPR Governance. La quinta fase è il Data Protection Officer e si conclude con la fase numero 6 che corrisponde all'attività di formazione e manutenzione del tempo. Cerchiamo di entrare un pochino meglio nel dettaglio di queste fasi e ricordo che sono sostanzialmente sei, dove nel primo modulo corrisponde alle tre fasi che vedete direttamente dal video. Scusatemi. Le tre fasi che vedete direttamente a video, la prima è del GDPR Assessment, che come ho detto prima, il servizio direttamente online che può essere condotto anche in self-assessment, è che ha un obiettivo estremamente semplice, quello di determinare immediatamente quello che è il livello di compliance di ogni azienda. Nello stesso momento, nella stessa attività, permette di fornire quella che è una gap analysis tra quello che la legge prevede e quello che dovrebbe esserci. Inoltre, permette di avere e di ottenere l'elenco delle attività, azioni, che devono essere condotte per poter ottenere l'adempimento. Di fatto, questo primo step, questa prima fase, permette e ti garantisce di determinare
il piano di determinare il piano di azione, cioè ti fornisce tutte le azioni che devono essere condotte per poter essere compliant. La seconda fase, scusatemi, la seconda fase invece è la fase di assessment ed è l'attività di assessment operativo. Qual è l'obiettivo di questa fase? Allora, una volta che abbiamo capito la tipologia della nostra azienda e di fatto abbiamo compreso quelli che sono gli obblighi. Matteo, so se c'è una voce di fondo. Quelli che sono le attività operative, compreso se la nostra azienda ha o meno l'obbligo di effettuare il Data Protection Impact Assessment. Se la nostra azienda ha o meno l'obbligo di avere un Data Protection Officer, a questo punto dobbiamo effettuare un'attività di assessment nel dettaglio. Cosa consiste questa attività di assessment? Consiste sostanzialmente nel dover andare a inventariare e mappare l'elenco di tutti i trattamenti presenti all'interno dell'azienda. Facciamo un esempio: una classica azienda B2B, che può essere un'azienda metalmeccanica. Io posso tranquillamente ipotizzare e immaginare che quell'azienda ha di fatto un trattamento che fa riferimento ai clienti, un trattamento che fa riferimento ai fornitori, un trattamento che fa riferimento ai propri dipendenti, un trattamento laddove presente relativo alla videosorveglianza, un trattamento laddove presente relativo alla reception e un trattamento laddove presente relativo direttamente ai leads, cioè quindi a quelli che sono i prospect. Quindi, come potete vedere, determinati settori merceologici, la mappatura dei trattamenti è abbastanza strutturata. Una volta definiti i trattamenti, si va a determinare quelle che sono le finalità, cioè ogni trattamento per quale motivo vengono utilizzati e mantenuti i dati. Un esempio tipico è l'elenco dei fornitori viene mantenuto, i dati dei fornitori vengono mantenuti ovviamente per ragioni di business, ragioni di marketing, così come il trattamento dei dati dei dipendenti per la governo del personale stesso, o eventualmente anche per quanto riguarda la redigere le paghe. Perché introduco quest'altra finalità? Perché spesso molte aziende utilizzano società esterne. La mappatura delle società esterne diventa necessaria e indispensabile perché laddove l'azienda ha esternalizzato determinati servizi e questa terza azienda, l'azienda esterna, ha accesso al trattamento del dato, questa stessa azienda dovrà essere nominata non soltanto responsabile, ma si dovranno prevedere determinate clausole a tutela dello stesso titolare. Quindi ci siamo appena detti che dobbiamo, nella fase di assessment, c'è l'assessment, la mappatura di tutti quelli che sono i trattamenti, di tutte quelle che sono le finalità, di tutte quelle che sono le aziende in outsourcing che hanno accesso ai nostri dati. Dovremo fare la mappatura di tutte le misure di sicurezza tecnologiche e procedurali organizzative presenti all'interno dell'azienda. Dovremmo fare anche la mappatura di tutte quelle che sono gli asset informatici e reali, faccio un esempio, l'archivio fisico, dove vengono solicitate determinate informazioni, tipo le schede del personale. Tutto questo mondo rientra proprio in questa fase. Perché questa fase è importante? Perché da questa fase noi partiamo con la fase successiva, che è la fase della Data Protection Impact Assessment o Risk Analysis. Sottolineo che perché sottolineo e/o? Perché non tutte le aziende devono effettuare la Data Protection Impact Analysis, ma la grande maggioranza, quasi il 70% delle aziende italiane, devono effettuare solo unicamente l'analisi del rischio. C'è una netta differenza tra le due attività. In questa fase, fondamentalmente, cosa viene fatto? Viene effettuato l'analisi del rischio o l'analisi degli impatti su quelli che sono i dati. L'analisi del rischio viene condotta su due livelli, uno a livello organizzativo e uno a livello tecnologico. La nostra piattaforma, abbiamo visto prima da Matteo, ha mostrato quello che è il servizio di Vulnerability Assessment e Network Assessment, che sono la componente, lo strumento che noi utilizziamo per l'analisi del rischio tecnologico.
mentre l'analisi del rischio organizzativo viene effettuato con quelle che sono le best practice oggi in uso. Completata l'attività di analisi del rischio o di data protection impact assessment, passiamo in quello che è il secondo modulo. Ci entriamo in una fase in cui, nella fase più operativa dell'intero framework della GDPR, dove abbiamo la prima fase di questo secondo modulo che si chiama GDPR Governance, e l'obiettivo di questa fase è prima di tutto andare a redigere quello che è il registro trattamento dei dati. Il registro trattamento dei dati non è obbligatorio per tutte le aziende, ma è fortemente consigliato. Evidenzio che la fase di assessment, da cui noi abbiamo fatto la mappatura di una serie di informazioni, di fatto rappresenta ed è la struttura portante del registro trattamento dati. Perché il registro trattamento dati è importante? Perché di fatto dimostra, in caso di ispezioni, in caso di altre casistiche di data breach, che il titolare ha piena consapevolezza di quelli che sono i dati trattati, di come vengono trattati, di quali sono le misure di sicurezza in uso. Oltre al tema del registro trattamento dei dati, sempre in questa fase vengono definite e strutturate quelle che sono, quella che è la struttura di governance dello stesso framework. Quindi avremo il titolare, che è l'azienda stessa, avremo i responsabili, che sicuramente sono l'elenco delle aziende in outsourcing che hanno accesso ai dati, e dall'altro chi vuole, e questo però è una scelta di ciascuna azienda, può anche nominare, perché lo prevede come possibilità il garante della privacy italiano, di nominare anche dei responsabili esterni. In più, la possibilità di nominare quelli che vengono chiamati i nostri vecchi incaricati. Non è previsto e non è chiaramente esplicitato all'interno della GDPR, ma è indicato, quindi viene indicato nella stessa GDPR, il termine di addetti al trattamento, e quindi come tale, anche a tutela dello stesso titolare, possono essere nominati direttamente incaricati. Oltre a questa attività, ovviamente c'è tutto l'impianto burocratico, permettetemi, passatemi il termine, legato alla formalizzazione delle nomine, alla formalizzazione delle informative, alla formalizzazione, laddove fosse necessario, delle policy e procedure, così come delle policy del data breach, unitamente alle tematiche relative agli aspetti di tecnologia di cyber security. Voglio sottolineare un aspetto importante. In realtà, se l'azienda completa l'analisi del rischio con, ovviamente nelle altre fattispecie, l'analisi del rischio con con l'impianto organizzativo dell'azienda in termini di GDPR, quindi significa le nomine e le informative a posto, non, cioè, tecnicamente non sarebbe compliant direttamente alla disposizione, perché nell'analisi del rischio si sono evidenziate delle criticità e il titolare accetta quel rischio a prescindere da quello che è la criticità identificata, è una sua responsabilità. Il concetto della responsabilità del titolare è la chiave portante di tutta questa disposizione. Terminata questa fase, si passa alla fase relativa al Data Protection Officer, che di fatto ha il compito e l'obbligo di effettuare attività periodiche di audit volte a verificare che l'impianto, il framework GDPR implementato all'interno dell'azienda sia compliant alla disposizione legislativa, da un lato, e dall'altra parte verificare che l'impianto GDPR dell'azienda sia effettivamente adottato operativamente dall'azienda stessa. Sottolineo e lo evidenzio che il Data Protection Officer non è obbligatorio per tutte le aziende. Ci sono una serie di condizioni particolari ben precise. Chi volesse approfondirlo, c'è un'infografica sul nostro sito Swascan che fornisce le indicazioni di chi è obbligato e di chi non è obbligato.
L'attività finale, il modulo finale riguarda la formazione e la manutenzione. La formazione, noi forniamo uno strumento di learning che permette a tutti i dipendenti di poter essere istruiti, così come definito dalla stessa disposizione legislativa, alle tematiche relative alla GDPR. Il tema invece della manutenzione è relativo all'attività periodica su base annuale. Noi abbiamo previsto, poi ovviamente dipende dalla tipologia delle dimensioni dell'azienda, una volta l'anno, fondamentalmente il ripetere l'attività dell'analisi del rischio da un lato, quindi nuovamente l'attività di analisi del rischio organizzativo e procedurale da un lato, dall'altro aspetto tecnologico, e dall'altra parte quello che è l'aggiornamento della documentazione stessa. Cercato di essere il più veloce possibile, dove prego tutti, prima di passare poi la parola a Selene, chiedo a tutti se ci sono delle domande, potete farle direttamente all'interno della chat. Che se posso dare un contributo. Grazie, però vedo che in chat non stanno arrivando domande in questo momento, probabilmente concetti che devono comunque in qualche modo essere un po' elaborati, aspetterei altre possibilità. Nel frattempo, se siete d'accordo, iniziamo a passare il controllo a Selene. Matteo, scusa un secondo Prego, Matteo. prego, Allora, ci tengo a presentare Selene, prego. perché Assolutamente. oltre ad essere una delle massime esperte di forensic analysis in Italia, ci presenterà un aspetto legato alle tematiche di data breach, dove nello specifico la maggior parte delle aziende si dotano di strumenti di tutela preventiva, ma poche, se non pochissime, hanno iniziato, ma lo stanno già facendo, e poi Selene ci darà evidenza di una serie di soluzioni di carattere invece proattivo, con delle soluzioni di tecnologia innovative, dove Selene oramai è diventata il numero uno non soltanto in Italia, ma anche a livello europeo. Lascio la parola a questo punto direttamente a Selene per darci evidenza di tutto quello che ho cercato di dire velocemente. Grazie Buonasera a tutti, mi sentite? Fuori chiaro, Selene. Ok, perfetto, buonasera e appunto grazie Piero dell'introduzione. In pratica in questa breve presentazione vedremo proprio nei casi pratici appunto i data breach in particolare, quindi come li andiamo a scovare, tutta la fase di data breach intelligence, che è un servizio ad oggi unico in Italia che forniamo. Chi sono? Sono appunto, come già Piero mi ha presentato e ti ringrazio per questo, e questi insomma sono un po' tutti i miei cappelli, quindi diciamo come collaboro con le forze dell'ordine sia nazionali che internazionali per quanto riguarda tutto ciò che sono anche le nuove investigazioni digitali, quindi non solo legate alla digital forensics, ma anche che si uniscono alla cyber Street Intelligence, quindi come potete vedere docenze varie, per esempio come NATO, US Navy e così via. Entriamo proprio nel vivo della presentazione. Allora, come big picture, appunto abbiamo questa parte relativa che comunque ad oggi dobbiamo andare a considerare, ad esempio il fattore umano, la cyber intelligence, quindi tutto ciò, le black operation che vi sono e i sistemi SCADA di sicurezza. Quindi ad oggi io dico anche, tra virgolette, la casalinga di Voghera è attaccata, come ben sappiamo tutti. Però appunto abbiamo insomma dei riferimenti specifici
specifici che ci fanno capire chi è stato, perché l'ha fatto. Quindi anche tutto ciò, molte volte che viene postato nel deep web, siamo in grado di riuscire a sapere chi ha commesso il fatto. Quindi qui vediamo per esempio tutto ciò che è hacker, computer, vulnerabilità e così via. Quindi non trascurando, quindi non tralasciando mai la parte di GDPR compliant. Ad oggi, come ben sappiamo tutti, chi ha l'informazione ha il potere. Quindi non è che veniamo attaccati solamente per motivi ben specifici, ma quindi che si parte da un vantaggio competitivo, strategico, politico, informazioni sensibili. Quindi poi qui vi sono alcuni esempi, ma la maggior parte per esempio prendiamo per denaro, ricatto, come i famosi ransomware. Però non sono solo hackers ad oggi che comunque attaccano. Quindi partiamo comunque da definizioni, quindi tutto ciò, quindi da dove viene. Gli attaccanti comunque sono riferibili a questa sezione di personaggi, quindi di attori, quindi il cybercrime, tutto ciò che sono gli utilizzo di strumenti informatici e reti di comunicazione per l'esecuzione di reati e crimini di diversa natura. Quindi, appunto, noi riusciamo a capire, ad esempio, quando un attacco avviene, anche a prevenirlo, quindi quando in pratica già i cybercriminali si parlano nelle loro chat private. Andando avanti, ecco qui la parte, appunto, dei data breach che vi dicevo. Ok. Con il termine appunto data breach andiamo ad identificare uno o più anche incidenti di sicurezza che però appunto sono riferiti prettamente ad alcuni dati che siano sensibili o protetti o riservati. Quindi vengono comunque presi, rubati, copiati o intercettati o sotto altre forme, quindi per esempio quando un computer è infetto, quindi quando un cellulare è infetto, e comunque vengono presi e dipende dalle procedure. Quindi molte volte vengono prima di tutto condivisi quindi tra gli attaccanti, quindi tra i cybercriminali e in pratica mettono in vendita questi dati perché per esempio fate conto con le indirizzi email, perché comunque così hanno a disposizione delle mail vergini che possono utilizzare per mandare del phishing o dello spam o del malware. Poi vi può essere la perdita appunto accidentale, quindi smarrimenti di chiavette USB contenenti dati riservati che poi possono essere rivenduti. Infatti qui noi sempre consigliamo di andare a cifrare i propri dati anche sulle chiavette USB o di utilizzare addirittura, come per esempio utilizzo io, la parte di chiavette USB cifrate proprio con cifratura hardware. Poi abbiamo la parte di furti, quindi tutto ciò che è causato da furto di notebook, infedeltà aziendale e accesso abusivo. Considerate ad oggi che trovandomi a fare investigazioni, la maggior parte dei casi è la parte di infedeltà aziendale. Quindi tutto ciò, ad oggi la maggior parte appunto dei casi che mi capitano, vi è l'insider da scovare all'interno dell'azienda. Però comunque non mancano sempre la parte di accessi abusivi e informazioni appunto che vengono prese e poi anche rivendute anche al miglior acquirente. E poi quando avviene la pubblicazione, ad esempio prendiamo di riferimento i data breach, quelli più grandi che vi sono stati, quindi Antipublic, LinkedIn e Dropbox, sono diventati pubblici solamente mesi e mesi dopo che i cybercriminali li avevano comunque preso già questi dati. Io dico sempre, appunto, per chi non è del settore e vuole avere una big picture importante e la gravità anche del data breach, perché ad oggi molto spesso viene tanto sottovalutata, però a livello anche di comunicazione, di marketing, di perdita di reputation che si può avere, io dico sempre appunto c'è il caso Ashley Madison che è una vera e propria prova vivente perché comunque vi sono stati 3 suicidi, aziende chiuse e tante altre ripercussioni sul mercato finanziario. Quindi il data breach assolutamente non è da sottovalutare, ma soprattutto in questo periodo diciamo che per essere a 360 gradi compliant per il GDPR si deve comunque avere una parte di data breach intelligence. Quindi abbiamo appunto già spiegato
per che determinate tipologie di dati, ma qui per esempio prendiamo tutti gli ambiti, quindi che sia l'ambito finanziario, sanitario, proprietà industriale, la parte personale, quindi, ma chi più ne ha più ne metta, quindi tutti i settori ad oggi sono vittime di data breach, tutti, quindi nessuno ad oggi più escluso. E logicamente per quanto riguarda anche la proprietà industriale mi è capitato, vi faccio un esempio reale, un caso pratico dove degli attaccanti erano entrati perché comunque c'era una gara milionaria, quindi per prendere informazioni appunto, quindi lista di progetti e anche di budget su una gara specifica. Quello che vi dicevo appunto è la Data Breach Intelligence, è un servizio unico in Italia dove avvisiamo i nostri clienti in tempo reale se sono stati vittima di un data breach. Cioè in pratica noi li avvisiamo quando il cybercriminale inizia a postare sul suo forum chiuso questo data breach e a quanto per esempio vuole vendere questo data breach. Queste sono le informazioni odierne, le ho prese poco prima di iniziare la presentazione, quindi proprio esattamente 40 minuti fa, e quindi sono dati reali aggiornati, quindi per esempio questa qui è la nostra piattaforma sui dati che abbiamo raccolto fino ad oggi, quindi come potete vedere anche, cioè ve ne sono proprio tantissimi, quindi per esempio la torta, il grafico a torta che ci dice le password in chiaro che sono il 77%, mentre le password con hash sono solamente il 23%, quindi sono quei portali che utilizzano un algoritmo di hash per la protezione delle password, però purtroppo anche utilizzando un algoritmo di the hash si riesce poi ad avere purtroppo la password in chiaro, quindi come ben vedete per esempio vi sono 1.19 billion di username o di indirizzi IP anche, 123 milioni, email, password hashate e così via. Quindi i dati che andiamo a raccogliere ogni giorno sono veramente tantissimi. Questo per farvi vedere ad oggi gli account che sono stati compromessi. Quindi come potete vedere in data odierna, questo qui comunque considerate che è a livello globale e mondiale, però potete vedere che sono 3.597.240, quindi sono veramente tanti solamente quelli di oggi, che comunque la nostra, diciamo, i nostri analisti lo considerano basso come valore, perché per esempio il picco massimo che si è avuto dopo lì a dicembre è stato, sono stati parecchi billion di password. Ecco qui appunto, come vi dicevo, abbiamo una distribuzione geografica, quindi prendiamo questi dati, quindi questi data breach su tutto il territorio mondiale, quindi all'interno di forum del Deep Web chiusi, ecco infatti dove andiamo poi a prenderli effettivamente, per esempio da blog, oppure la parte relativa, come vi dicevo appunto, online dating, che sarebbero la parte dei siti appuntamenti, corporate web, i forum, i siti web, tutto ciò che fa parte del mondo gaming, i social network, gli ISP e così via. Ma per esempio tutto ciò che riguarda anche la parte di i crime community, quindi appunto essere sotto copertura all'interno di alcuni forum per andare a carpire le informazioni prima che questi cybercriminali se li vendano. Da dove appunto arrivano questi dati? Questi dati arrivano dalla Cyber Threat Intelligence, quindi vi è un processo di intelligence che viene fatto. Quindi sono anche questi qua dati reali, come vi dicevo, quindi andiamo a prendere appunto dal dark web, da Telegram, da Tor, da Twitter, da tanti altri luoghi, quindi questi data breach vengono collezionati in giro per il mondo, ma non solo i data breach, per esempio collezioniamo anche la parte, come potete vedere, tutti i dati collezionati, gli incidenti di security, anche gli attori, quindi gli attori definiti i threat actor in gergo odierno, e tutte le fonti e gli indicatori di compromissione per quanto riguarda i malware. Cioè noi per esempio sappiamo ad oggi se un malware è uscito in un determinato paese oppure no, o come si sta propagando. Quindi ecco qui che si ritorna appunto anche per quanto riguarda la Cyber Threat Intelligence monitoring a livello internazionale. Per quanto riguarda quindi tutta la parte di Cyber Threat Intelligence e la Data Breach Intelligence, è solo una branchia, si utilizzano
tre differenti approcci che noi abbiamo unito in un modello investigativo a 360 gradi, quindi la cyber, la human e la signal intelligence tutto insieme. Sono stata molto veloce oggi rispetto all'ultimo webinar e conclusioni. Educare logicamente gli utenti sempre e avere una maggiore consapevolezza dei problemi e delle minacce che ogni giorno vi sono. Dotarsi di strumenti all'avanguardia, che appunto, ad esempio, abbiamo visto prima Pierguidi e Riccardo che ci hanno mostrato lo strumento SWAFCAN, soprattutto anche per essere GDPR compliant, ma anche che possono aiutarci a capire se abbiamo ricevuto delle minacce. E comprendere e prendere coscienza che ad oggi tante informazioni, quindi non solo la parte di firewall, chi più ne ha più ne metta all'interno delle aziende, ma anche riuscire a capire quali nostri dati e quali dati delle nostre organizzazioni sono già stati portati via, cioè, ci sono già stati rubati. Quindi, e poi potete appunto sapere in tempo reale chi, cosa, perché e a quanto stanno vendendo i vostri dati. Logicamente qui si sta entrando in una nuova era dell'information security perché anche la parte dei cyber security advisor o dei responsabili della security all'interno delle aziende ad oggi stanno capendo che non solo devono essere appunto a 360 gradi comprendere e proteggere la loro infrastruttura, ma soprattutto capire i dati che vi sono all'esterno. E appunto per quanto riguarda il GDPR, e logicamente come ben sappiamo, se si è vittima di un cyberattacco o di un data breach, bisogna comunque comunicarlo e in un tempo ben specifico. E quindi alla fine, se non si ha anche il monitoring della parte esterna del web, ma che poi appunto viene pubblicata purtroppo dai cybercriminali, non possiamo purtroppo proteggerci. Grazie per la vostra attenzione. Grazie mille Selene. Riprendiamo con domande e risposte. A questo punto abbiamo ricevuto in coda durante la sessione di Selene delle domande via chat. Ok, allora abbiamo. Sono domande che afferiscono in parte alla sessione di servizi consulenziali, quindi la sessione di Pier Guido. Come si prova il consenso? Ciao Matteo, scusami, Prego, prego. qual è la domanda? Come si prova il consenso? Abbiamo in chat. È legato dipende se è un consenso esplicito o Sì, è un consenso implicito. c'è qualcosina di più, Piero, scusami. Come si prova il Sì. consenso? Questa cosa è importantissima, salvo qualcosa nel database, un flag, o devo salvare la chiamata al server? No, allora, chi è che ha fatto la domanda? Posso chiedertelo, Matteo? Sì, te lo dico subito. Marco abbiamo come identificatore. Ok, ovviamente lo puoi abilitare anche l'audio così abbiamo domande e Sì, risposte. adesso Marco lo abbiamo Allora, già. il tema del consenso, se il consenso è implicito, facciamo un esempio, all'interno di un sito web relativo all'informativa per l'iscrizione a una newsletter, con finalità standard. Il tema di base è soltanto la registrazione, mantenere i dati di quando ha inserito la registrazione e l'invio della mail che si è iscritto alla newsletter stessa. Se invece il consenso è esplicito, e quindi per intenderci quando abbiamo il doppio flag,
In quel caso dobbiamo tenere traccia di tutti i dati relativi all'orario, all'IP e a tutte le altre informazioni correlate o che sono raccoglibili a livello tecnologico, mentre a livello reale fondamentalmente dobbiamo mantenere il documento con la firma. Io non so se ho risposto, Marco. Sei stato abilitato al microfono, credo. Sì, Marco abilitato. Il tema di base del consenso, in realtà parte, principalmente dall'aspetto dell'informativa, dove, ci sono una serie di, nuovi requirement nel dettaglio sull'informativa, dove devono essere indicate le tipologie di dati che vengono raccolti, la modalità con cui vengono trattati, deve essere indicate quelle che sono le finalità, deve essere indicato se il dato viene trasferito a terzi, deve essere indicati i punti di contatto del titolare e eventualmente del DPO, devono essere indicati tutti quelli che sono la conferma che i diritti degli interessati vengono garantiti, l'elenco completo, e il tempo di mantenimento del dato stesso. Grazie Piero. Abbiamo una seconda domanda da Sergio che ci Se chiede mi se puoi qualche. sapere, scusami Matteo, se Prego. puoi sapere, Marco, io ti do il tu Marco, se mi puoi dare conferma se ho risposto alla domanda o se invece ci sono degli approfondimenti che preferisci che faccia. Intanto andiamo avanti con l'altra domanda. Ok, era una domanda semplice, nel senso ci vengono richieste le slide, vorremmo sapere, Sergio, nello specifico, ma suppongo molti altri ci chiedono se. Sì, le slide sono tutte disponibili direttamente sul sito di Swascan. Tutto quello che noi raccontiamo è tutto disponibile direttamente nella sezione documenti o nella sezione blog di Swascan. Ok, grazie, però non ci sono altre domande in chat per la verità in questo momento. Se vogliamo magari impostarla anche in un modo più smart, più vicino, effettivamente mi sentirei di poter dire alla nostra platea che per una interazione ha facoltà libera di aprire il microfono, porre domande. Ovviamente se ci accorgiamo di una sovrapposizione, semplicemente provare a gestirla dando priorità. Ovviamente siamo disponibili sia sulla mail info@swascan.com, nella sezione contatti direttamente del sito, o mi potete trovare facilmente su LinkedIn, direttamente Pier Guido Iezzi, per eventuali domande specifiche sul tema di Swascan e i vari servizi, così come per i servizi evoluti legati alla threat intelligence in ottica preventiva e proattiva legata ai servizi di Selene, è disponibile, come ho fatto vedere prima, direttamente la mail e può essere contattata direttamente. C'è un'altra domanda che è arrivata. Sì. Allora, Greta chiede cosa intende quando parla di consenso implicito in caso di invio di newsletter? Allora, facciamo un esempio. Se io nel caso di un'iscrizione su un sito web per poter ricevere le newsletter del sito, io non devo flaggare qualche cosa, ma nel momento in cui io clicco il bottone tipo iscriviti alla newsletter, automaticamente accetto i termini e condizioni della privacy presente all'interno del sito. Prassi vuole che nel momento in cui io ho cliccato quel bottone e quindi abbia accettato le termini e condizioni e privacy direttamente del sito, ricevo direttamente una mail in cui mi conferma che mi sono iscritto direttamente alla mail. Se nel caso in cui invece qualcun altro ha inserito la mia mail in maniera errata, posso tranquillamente cancellarmi con la classica procedura a livello tecnologico. Non so se sono riuscito a chiarire la questione.
Greta? Mentre se vuoi Piero un'altra domanda che Sì. è sempre via chat, abbiamo Giovanna che chiede che cosa consigliamo come programma di cifratura. Non è richiesto e non è obbligatorio, non è previsto dalla GDPR. Chi propone soluzioni tecnologiche come soluzione per la GDPR significa che non è previsto, perché la GDPR non indica le soluzioni tecnologiche che devono essere adottate, ma specifica che devono essere adottate soluzioni tecnologiche o misure organizzative o a livello di policy e procedure idonee alla tutela dei dati. Questo significa che ogni azienda può adotarsi della soluzione più opportuna. C'è un fraintendimento all'interno della GDPR, perché viene indicato effettivamente l'anonimizzazione e cifratura, ma come soluzioni, cioè come possibili soluzioni da adottare, ma non è scritto da nessuna parte l'obbligatorietà. Ovviamente sottolineo che determinate aziende, stiamo parlando delle grandi aziende del mondo finanziario e quant'altro, il tema della cifratura per la tipologia dei dati risulta essere opportuno. Ovvio che se uno mi dovesse dire se la cifratura o l'anonimizzazione, che ogni tanto sento parlare, è un tema obbligatorio, è un falso. Allora, abbiamo un'ulteriore domanda, Piero. Tu sei, ho Sì. risposto E a Greta e Giovanna. sì. Allora, io vedo anche dalla chat, Marco, qualcuno potrebbe avere difficoltà con l'audio per rispondere, che è la ragione per cui non si è innescata un dialogo verbale, ma più via chat. Marco, nello specifico, anche ci segnala un problema audio, non saprei bene dire, nel senso che Probabilmente non ha attivato l'audio connessione audio. all'inizio. Sì. Sì, da PC è probabile. Adesso, al di là di quello, comunque ci pone una domanda, segnalandoci che non funziona l'audio, quindi non riesce a farla in autonomia, ma per gestire la registrazione di un utente ad una newsletter o ad un sito web, cosa faccio per il consenso? Devo salvare qualcosa sul database? Potreste mandarmi poi una mail di risposta a questa domanda? Questo perché probabilmente Sì, non ho risposto prima, però ok. Vi rispondiamo poi direttamente via mail. via mail, ok. Simone invece chiede, in merito alla durata del trattamento dei dati, i semplici dati di registrazione ad un sito, anagrafica del cliente, email, sono da intendersi come dati soggetti a durata temporale ai sensi dell'articolo 5, comma E? Sì, sempre. Tutti i dati degli interessati comunque rientrano nella fattispecie del definire l'arco temporale di mantenimento del dato. Grazie, un'altra domanda ancora. Stanno iniziando ad arrivare domande, la platea si sta sciogliendo, abbiamo rotto il ghiaccio. Giovanna chiede se il disaster recovery è obbligatorio invece e backup in cloud, idem se è obbligatorio. Allora, il tema del disaster recovery e backup in cloud non è obbligatorio, ma è fortemente consigliato predisporre delle soluzioni di ripristino. Questo rientra nella tematica del data breach, perché io devo, in caso di data breach, devo comunque dimostrare al garante di essermi dotato delle soluzioni per la tutela dei dati che gli interessati mi hanno fornito. Non so se sono riuscito a rispondere. Poi, quale sia la soluzione più idonea dipende ovviamente da azienda a azienda. Quindi io posso tranquillamente avere un sistema di disaster recovery evoluto, così come un classico sistema di disaster recovery che è tutto salvato da qualche parte su un CD e in case of prendo il CD e rifaccio il ripristino. Non so, chiedo a tutti se poi a ogni risposta mi potete dare un cenno se sono riuscito a rispondere corretta, a rispondere alle vostre domande in maniera soddisfacente. Dato chat abbiamo altre domande, cenni di risposta non ne riceviamo, ma Matteo, ti alzi un po' il volume perché ti sento male. sì, Adesso avvicino il meglio. microfono. Dropbox può essere una soluzione, chiede sempre Giovanna. G Suite.
sopra. Ok. G Suite, Dropbox, se può essere una soluzione, questa è la domanda? Sì, sì, sì. Sì, sì, può essere, è una soluzione, sì. L'importante, ribadisco, l'importante è poter inserire all'interno del framework GDPR un sistema di recovery dei dati in case of. Questo recovery può essere effettuato attraverso, a livello poi tecnico, attraverso delle soluzioni di backup, dove io storicizzo il backup, quello è un altro passaggio. Sempre sul tema del dove storicizzo, colgo l'occasione del gancio, cerchiamo di sfatare un mito dove oggi c'è stato un periodo, in questo momento è andato un pochino scemando, l'aspetto dei dati che devono essere per forza in Italia è un falso. Non ci sono problemi per la comunità europea, ovviamente, così come non ci sono problemi per la maggior parte dei paesi dei paesi esteri, fuori comunità europea, con l'unica eccezione di alcuni paesi. Nello specifico l'ufficio del garante europeo ha elencato una serie di paesi in cui è possibile mantenere storicizzati i dati, quindi questo tiene salvo fondamentalmente tutti i big competitor di G Suite, faccio un esempio, Amazon, Google e quant'altro. Ok, abbiamo altre risposte. Intanto una conferma che le risposte sono soddisfacenti. Okay. Allora, quindi, mentre Lorenzo chiede, non mi è chiaro quello che diceva prima Selene riguardo alla capacità di sapere in tempo reale chi sta subendo data breach. Quindi non so se Selene, siamo in grado di rispondere. Aspetta che... No, è andata via Selene. Certo, è una domanda interessante, io direi la possiamo indirizzare e riportare. Ripeti la domanda per piacere. Sì, sì, sì. Selene, ricordo, ha fatto riferimento a una tecnologia, Lorenzo nello specifico sì. Ci chiede, sì. Si parlava della capacità di sapere sì. In tempo reale chi sta subendo data breach, quindi Lorenzo chiede chi può fare questo. Ok, allora il tema è seguente, fondamentalmente il sistema è strutturato su una serie, immaginiamo come se fossero tanti tanti sensori che sono tanti tanti server distribuiti, da un lato distribuiti all'interno del mondo internet, in cui ogni sensore non fa altro che monitorare direttamente i dati, da un lato, e questo permette di identificare quelli che sono gli IP di riferimento e quindi associato a quello che è il target. Dall'altro, in parallelo, un'attività di threat intelligence che avviene direttamente con l'intelligence pura all'interno del dark web. Questi sono i due approcci e quindi questo ti permette di poter intervenire non soltanto in maniera proattiva, ma spesso anche in maniera predittiva, perché spesso quando vengono effettuati attacchi specifici, il rumor inizia a circolare all'interno del dark web. Non so se sono riuscito a rispondere in maniera soddisfacente a Simone. Ok, ho altre domande, Piero. Io vado avanti, sì, sì, ce n'è, eventualmente sui tempi, poi datemi un segnale anche. Ok. Allora, qui ho Giovanna che torna su una questione, cosa si intende esattamente per storicizzazione? È la memorizzazione dei dati, e può essere fatto a livello tecnologico e quindi stiamo parlando di un classico sistema che può essere un database, può essere posizionato in qualsiasi... sia nel server che può essere nell'ufficio mio accanto, così come in cloud, così come a livello reale, concreto, cartaceo all'interno di un archivio. Non so se sono riuscito, chiedo sempre a tutti di potermi dare poi un cenno, anche, ma serve più che altro per me per capire se riesco a essere efficace nelle risposte. Ok. Allora vado in ordine.
vado in ordine con delle altre domande e quindi ho Simone che chiede, sempre in merito a quanto chiesto prima, essendo i dati di registrazione soggetti a durata temporale, di fatto sono costretto a cancellare il cliente dopo un determinato periodo di tempo? Sì, il tempo lo decide lui. Cioè, Simone, fondamentalmente la questione di base è che tu devi determinare per quanto tempo vuoi mantenere i dati, lo devi dichiarare all'inizio, all'interno direttamente dell'informativa. Quel tempo è il tuo tempo di riferimento, tenuto conto che, come ben tutti sappiamo, buona parte dei nostri dati, poi specialmente legato alla newsletter, normalmente la newsletter è di fatto la mail. Le mail hanno dei tempi di riferimento non lunghi. Ok, proseguo ancora. Abbiamo una domanda di Roberto. Dobbiamo nominare i service provider cloud come responsabili del trattamento? Allora, su questo è interessante perché secondo prassi sì. In realtà cosa stanno facendo tutti i service provider, ma comunque tutte le grandi aziende che forniscono servizi in outsourcing, stanno definendo un Data Protection Agreement. Quindi con questo Data Protection Agreement che viene automaticamente integrato a livello contrattuale, di fatto loro si tirano fuori, per intenderci, dal farsi nominare, dichiarando fondamentalmente che la gestione dei dati che tu gli stai affidando verrà gestita in maniera corretta e si prendono la responsabilità. Non so se sono riuscito a essere chiaro. Se cerchi anche sul web Data Protection Agreement, trovi che stanno uscendo, ma nelle ultime settimane lo stanno pubblicando un po' tutte le aziende, partendo soprattutto dalle aziende di informatica. Ok, Piero, ho un feedback su una risposta precedente Sì. alla domanda di Lorenzo, quindi quella dove richiedeva informazioni su quella tecnologia, quel data breach. Mi chiede Lorenzo, mi segnala che la risposta è generica, è abbastanza generica. Adesso non so se il discorso è che devo aver dato il consenso. Questa è un'altra domanda invece diversa. No, credo che il tema sia capire meglio qual è la tecnologia a cui faceva riferimento Selene Cioè, molto no, ma prima. Selene non è una tecnologia. No, 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 assolutamente no. Allora, così come cerco di rispondere integrando, ma poi ovviamente possiamo girare direttamente la mail a Selene. Non è una tecnologia perché, così come Selene ha mostrato in una delle primissime slide, in realtà è un approccio metodologico basato su uno degli aspetti di tecnologia legati a modelli di semantica e di ontologia, dall'altro invece è un modello legato, è un approccio legato di intelligence vera e propria, presidiando determinati contesti in cui le community specifiche in cui si riescono a raccogliere le informazioni. Quindi, se qualcuno mi dice se oggi c'è una tecnologia che permette di fare questo, la risposta è no, non esiste una tecnologia. È un approccio metodologico che è strutturato in un mix di tecnologia e intelligence all'interno del mondo web puro. Allora, Lorenzo aggiunge anche che il discorso è: devo aver dato il consenso al monitoraggio dei miei dati per prevenire un data breach nei miei confronti? Non ho capito la domanda, però. Vediamo se poi la preciso. Io penso che sia sempre relativa al discorso del monitoraggio, come per capire se per essere monitorati e avvisati in tempo reale di un potenziale data breach bisogna aver dato il consenso. No, Intendo in questo modo, che la frase è un po' spezzettata, scusa. allora, spiego un attimo il servizio della Threat Intelligence. Il servizio della Threat Intelligence è ovviamente mirato per le aziende, perché con questo tipo di servizio riescono in maniera predittiva e proattiva a sapere in anticipo se possono essere soggetti a un attacco, da un lato, e dall'altro, se sono oggetto in questo momento di un attacco. Se
se Lorenzo ha dato i suoi dati, facciamo un esempio, alla società X, e la società X è sotto attacco, sarà la società X che dovrà avvisare Lorenzo di un data breach, se non sono riusciti a bloccare l'attacco. Non so se sono riuscito a rispondere. Per intenderci, Lorenzo, il tema della threat intelligence corrisponde in una maniera molto più evoluta e su tematiche e ambienti diversi a quello che oggi si chiama web reputation, che fondamentalmente è un sistema di tecnologia basato principalmente su ontologia, anche se qualcuno parla di semantica, dove non fa altro che analizzare tutto quello che viene detto all'interno del mondo web su determinati target. Immaginiamo la stessa cosa, basata però non soltanto su delle keyword, ma anche su indirizzi IP e target nel dettaglio, applicato all'interno del mondo web e all'interno del mondo della dark web. Però il servizio di threat intelligence è un servizio che attiva un'azienda a tutela dei dati o dei propri asset. Quindi se il dato, io interessato, ho fornito il dato all'azienda X, in caso di data breach, solo in caso di data breach, l'azienda X mi dovrà avvisare che ha subito un danno legato alla perdita o alla modifica o non ha accesso direttamente dei dati. Ok, Lorenzo commenta in chat, ok, predittivo significa vulnerability assessment o penetration test, e qui ci sono. No, qui stiamo operando in un livello diverso. Qui stiamo lavorando, il vulnerability assessment nel tuo scan fa l'attività sui tuoi asset. Questa attività viene effettuata all'esterno dell'asset. La cosa migliore per Lorenzo è che possiamo metterlo in contatto direttamente con Selene, in modo che gli fornisce poi tutte le indicazioni in merito. Perfetto, grazie. Allora ho alcune ultime domande, a parte qualche ringraziamento e saluto. Roberto chiede codice di condotta CISPE. Sì. Non è la domanda. Sì. È la domanda? Sì, 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 chiede codice di condotta CISPE. Beh, in realtà il tema di base all'interno della GDPR è che tu devi soltanto avere un, come ci siamo detti prima, un impianto normativo aziendale che possa dimostrare la tutela direttamente, che garantisca la tutela dei dati sia a livello organizzativo, a livello procedure e a livello tecnologico. Poi oggi, devo dire la verità, ho scritto un articolo oggi su quelli che sono anche i corsi di certificazione di PO, che sono ovviamente una bufala. Si provano ad utilizzare dei modelli standardizzati applicabili al GDPR. Nulla in contrario. L'importante è rimanere coerenti con quella che è la disposizione legislativa. Così come c'è qualcuno che dichiara che se sei certificato 27001 sei automaticamente GDPR compliant, che è un falso. Chi è certificato oggi 27001 è agevolato ad essere GDPR compliance, perché la 27001 ti garantisce, è proprio specifico per la tutela delle informazioni. Ne ho un'altra, Piero, che assomiglia un po' a questa bufala, perché ho sentito più volte sull'antivirus consigliati certificati, ecco questo termine, certificati. Certificati da GDPR non esistono. Così, allora, facciamo una cosa, non esiste certificazione GDPR. Chiunque dica c'è una certificazione GDPR, non esiste. Se qualcuno vi propone un corso GDPR certificato, non esiste, cioè non c'è. Allora, gli antivirus, se l'antivirus è valido, efficace, ben venga. Io posso sicuramente consigliare una serie di antivirus, se mi contatta direttamente, oppure prima vedevo che c'era Angelo in linea, sicuramente può fornire degli antivirus specifici validi. Ok, direi che ci siamo. Ho
una indicazione. Beh, Lorenzo ringrazia di tutto naturalmente, e ho un'indicazione di Roberto che dice la 27.001 non basta, penso che sia già risposto, è quello che poi dicevi tu Piero, no? Da copertura, da una maggior probabilità di compliance in termini di copertura, ma scusami Matteo, di fatto la 27.001 quello che ti garantisce è sicuramente l'impianto procedurale e una serie di prassi, ma non copre minimamente tutte le tematiche specifiche relative alla GDPR, che agevola sicuramente la definizione e costruzione del framework GDPR aziendale, ma non è la GDPR, sono due cose completamente diverse, anche perché il tema della GDPR è una legge, invece la 27001 è direttamente una best practice, una ISO, una certificazione a tutti gli effetti. Ok, non ho altre domande ad eccezione di una, e chiedo Giovanna di perdonarmi perché l'ho saltata nella cronologia, spero non me ne voglia. Si tratta di una domanda legata al numero minimo di copie di backup da effettuare. Se è richiesto, esiste un numero minimo che viene richiesto? Non esiste. Guarda, dire no. Sei dipendenti da Lucio, tutti. Avrei una domanda: se i dipendenti di un'azienda hanno smartphone aziendali, semplicemente come benefit, senza app, collegamenti o server aziendali, tali smartphone hanno attivazione tramite impronta digitale o foto del viso, è necessario dichiarare il trattamento dei dati biometrici? Allora, Lucio, nel caso specifico ti dico di no, perché l'attivazione del dato della biometria con l'impronta digitale non è gestito dall'azienda, ma è gestito direttamente dal dispositivo. Quindi se l'azienda non li tratta, dipende da come non li tratta, automaticamente risolve il problema. La vedo non so se sono riuscito a rispondere. Ricordiamoci sempre che tutto quello che riguarda la GDPR, sì, perché l'azienda non gestisce quel dato. Cioè l'azienda gestisce il dato che io metto all'interno del dispositivo. Cioè il tema di base è sempre quali sono i dati che io ricevo e tratto. Se io non ricevo o non tratto, non è un dato. Tratto significa che li gestisco da qualche parte, non è un dato che fa parte dei miei trattamenti. Un tema è diverso, faccio un esempio: se io l'impronta digitale lo utilizzo per entrare all'interno del mio laboratorio di ricerca, quel dato è gestito dall'azienda perché rientra all'interno di un database che è interno direttamente all'azienda stessa, è come se fosse il badge aziendale, per intenderci. Non so se sono riuscito a essere chiaro. Se ho capito bene, Piero, stai vedendo le chat direttamente, quindi Lucio ringrazia. Sì, direi chiaro. Non vedo in questo momento altre domande. Torna tutto ed è chiaro. Direi che ci siamo. Perfetto. Io ringrazio tutti quanti, come ho già detto prima siamo disponibili direttamente nella sezione contatti di Swascan o direttamente in mail info@swascan.com, e per quanto mi riguarda mi trovate sicuramente su LinkedIn. Grazie mille Piero, grazie a tutti, grazie quanti, a tutti. Grazie anche a Selene, l'intervento, Riccardo.